Lui è Roshan ed ha una missione importante. Deve raggiungere un villaggio del Beluchistan, la più grande provincia del Pakistan, dove lo attendono insieme al suo carico di libri. I suoi piedi affondano nella sabbia ad ogni passo, sino a quando arriva. Roshan trasporta i libri in quattro diversi villaggi nel distretto di Kash, compiendo il viaggio in giorni feriali alterni. La biblioteca è aperta da 2 a 3 ore, dalle 15 alle 18 circa, e i bambini scelgono i libri che preferiscono e li restituiscono quando la biblioteca torna. Mi piacciono i libri illustrati, posso capire meglio la storia, dice Ambarene Imran, di 9 anni. Con il Covid le scuole sono rimaste chiuse per 9 mesi, lasciando a casa oltre 50 milioni di studenti. Genitori, educatori e ragazzi erano in grande difficoltà. Rahema Yalal, preside della Zubeda Yalal High School, ha iniziato a chiedersi cosa poteva fare. Non ci sono luoghi dove poter passare il tempo libero in questa zona, racconta Yalal. Per questo nasce la Biblioteca del Cammello, per tenere occupati i bambini in qualcosa di educativo. Adesso le scuole del villaggio hanno riaperto, però il servizio è rimasto. Con 118 dollari coprono 4 villaggi, ma con altre donazioni e libri contano di arrivare a molti di più.